Eccoci, ok, l'audio è buono. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi 7 aprile 2022, siamo oramai nel vivo di questa settimana di contrattazioni. Ieri abbiamo avuto il FOMC come appuntamento chiave, l'abbiamo vissuto live per tutti coloro i quali erano collegati insieme a noi, e quest'oggi abbiamo ancora un appuntamento con le minute della BCE quindi ancora appuntamento con le banche centrali che sono ovviamente come sempre uno dei market mover preferiti da chi lavora i mercati finanziari ma è come in questo periodo, come in questo anno, sono tante le attese che ci sono, le aspettative ovviamente sugli interventi delle banche centrali l'inflazione viaggia a sprombattuto e quindi tutti attendiamo interventi corposi ed importanti per quello che riguarda un contrasto a questa inflazione. Ieri il FOMC ha confermato la volontà di politiche economiche più aggressive, una necessità di riportare verso un livello di normalità e quindi non più così accomodante la politica monetaria nazionale. Ovviamente un rialzo tassi è stato già fatto 0,25. Ci si aspetta la prospettiva è quello di un ulteriore rialzo già nella riunione di aprile, poi maggio. Si attende almeno un 50 punti base, si aspettava già nella scorsa riunione. Diversi membri del board ehm, erano già intenzionati ad effettuare questo rialzo. Ricordiamo che la Fed non è solo Powell, ovviamente Powell è a capo di quello che è il board ovviamente è composto da tutti i vari presidenti delle Fed, quindi delle banche. Nazionali dei vari stati c'è cioè una struttura ovviamente e quindi si decide al, in coro dando delle votazioni, come ben sappiamo, su quello che è il costo del denaro. Ci si attende quindi un impatto ancora più pesante nelle prossime riunioni. C'è incertezza sicuramente per il contesto geopolitico, la Russia, l'Ucraina, ma la forte ripresa economica, la voglia di. Dover calmierare, soprattutto di alleggerire il bilancio della Federal Reserve sembrerebbe essere molto più pressante e quindi la necessità di intervenire a eh, ridurre il bilancio e a raffreddare un po' l'economia con un'inflazione oramai alle porte dell'8% sembrerebbe a dir poco indispensabile. Questa è la proiezione quindi che ha dato il FOMC. Staremo a vedere oggi la BCE. Che ovviamente è chiamata ad un intervento ancora più delicato perché da noi stiamo vivendo ovviamente il delicato contesto geopolitico legato alla guerra russia ucraina quindi decisamente un evento non facile decisamente un evento non facile da dover gestire detto questo i mercati ieri non hanno sviluppato poi chissà quale uh, volatilità? Una discreta volatilità, ma poco direzionale. Uh, siamo rimasti tutto sommato all'interno dei prezzi che già avevamo analizzato nei giorni scorsi. Allora, nel um, <coughs> buongiorno Forex di questa mattina, che trovate sempre sul blog italiano vi ho messo ovviamente un po' il sunto di ciò che è stato ieri e di quello che possiamo un po' attenderci come sempre uno sguardo a tutti i vari settori dall'equity all'energy per finire poi al valutario vi ho postato questa mattina il cambio sterlina Canada che resta tra i sorvegliati speciali allora direi di... Calendario macro di questa mattina ovviamente ci rimanda direttamente alle 13:30 con la pubblicazione delle minute della Fed. Questo mi sembra ovviamente il minimo e null'altro. Poi anche Bloomberg in realtà non ci rimanda null'altro che non sia quello che abbiamo appena detto relativo anche al piano di eh, iniezione di 1.200.000 barili da parte um, dell'EIA e quindi sempre con l'aiuto ovviamente degli Stati Uniti sembrerebbe quindi il prezzo del petrolio voler tornare. Allora andiamo un po' sui grafici e cominciamo a vedere un po' che cosa sta accadendo nel mondo uh, finanziario. Allora questa mattina sguardo doveroso, rapido al dollar index eccolo qui abbiamo breccato dopo giorni e giorni non l'avevamo neanche analizzato più perché oramai era in questo trading range tra 97 e tre quarti e 99 e 30 oramai da settimane siamo riusciti ieri con il FOMC a breccare a rialzo vediamo se la soglia psicologica di 100 verrà Toccata, oh se sì, davvero, è stato solo un fuoco di paglia e di nuovo il mercato riporterà il dollaro all'interno di questo range. Se così dovesse essere, nulla di fatto, si ritorna a 0 e 0 nuovamente al punto di partenza. Se vediamo qualche buon allungo a questo punto, anche l'area di 100 può essere breccata per vedere direzionalità e impulsività sul dollaro americano. Allora procediamo con ordine guardavo stamattina doverosamente il comparto energy come dicevo il crude oil è praticamente uno tra gli asset maggiormente da osservare siamo sotto il livello dei 100 dollari andiamo a mettere un po' di time frame che abbiano una qualche ecco qui. Qualche tecnica allora, sotto le aree dei 100 dollari che era null'altro che poi la mediana di questo grande triangolo di compressione, eccolo qui che congiungeva massimi e minimi di periodo. Siamo venuti sotto il livello tecnico di 100 dollari e abbiamo breccato anche il minimo della scorsa settimana, andando a violare questi livelli di 98-97 dollari e 50 davvero cominciamo ad essere in un trend interessante per il VTI direi che tutta questa fascia di prezzo, allora facciamo un po' di pulizia cominciamo a togliere ciò che non ci serve per il momento direi che tutta la fascia di prezzo dei 97 dollari e tre quarti fino anche ai 98 dollari e un quarto sono sicuramente un'area al momento di fortissima resistenza. Allora togliamo ciò che non serve, eccola qui. Sono i minimi precedenti, come sempre. Il discorso che le resistenze o i supporti, una volta violati, diventano resistenza. Questo devo dire che anche se non ha un'attendibilità del 100% ovviamente ha un suo fondamento anche nella logica e nella psicologia dell'analisi retail, cioè si comincia um, ad essere sfiduciati di un determinato livello che ha lavorato più volte da supporto, nel momento in cui viene violato la maggioranza degli ordini, viene colpita nei suoi stop e quindi il mercato tende a girarsi e ovviamente direi che l'approdo ultimo 92,50$ è davvero davvero alla portata del mercato non sarà una passeggiatina di salute vedere 92,50 50 richiederà del tempo io credo uh, va da sé che abbiamo più volte analizzato il prospetto um, backwardation sui future del crude oil abbiamo visto più e più volte il perché il per come il mercato del petrolio potrebbe scendere da qui ai prossimi mesi, motivo per cui io resto della mia idea ribassista, lo sapete, cerco di prendere sempre il prezzo migliore, per cui i casi sono due se riusciamo a tenere le aree dei 98,50, i massimi della notte, quindi tutta questa fascia di prezzo sotto i minimi di 98 e 10 96 e 10, scusa, 96 e 20 io tendo a quel punto a cercare a lunghi fino alle aree di 92,50. 92,50 è un livello stratosferico tecnico, un'area target obiettivo molto molto sensibile, molto probabilmente il mercato non riuscirà a resistere alla tentazione di andarlo a vedere e quindi questa è la mia area target obiettivo almeno nel breve. Da lì poi per vedere a lunghi ulteriori ribassisti Dobbiamo rivalutare il contesto macro, questo poco ma sicuro. Il mercato, il comparto, energy si è diviso in due: si è diviso in due perché il natural gas, l'abbiamo richiamato più e più volte nelle nostre analisi del mattino. Spero che qualcuno di voi abbia tradato e lavorato il trend del natural gas perché davvero, l'abbiamo detto più volte, un trend infinito. Ogni storno è stata occasione per entrare long nell'ultima analisi dell'altro ieri. Addirittura batteva 5,84 dollari. Abbiamo superato i 6 dollari, se abbiamo toccato i massimi dei 6,40 dollari. Quindi davvero un rally a doppia cifra per questo inizio del 2022. A differenza del VTI, dove abbiamo visto che la volontà di mettere ulteriore, quindi di alzare la produzione o quantomeno di alzare un po' l'offerta e di calmirare in qualche modo la domanda, ovviamente. Ehm ha spinto i prezzi al ribasso, riequilibrando un pochino domanda e offerta. Questo non sta avvenendo per il, per il natural gas e quindi si vede in maniera molto più palese la differenza tra domanda e offerta, cioè la domanda resta alta, l'offerta con le sanzioni alla Russia e tutto ciò che già ben sappiamo relativo alla chiusura degli accordi commerciali per il natural gas in Europa e con gli altri paesi del gas russo va da sé che il prezzo sale incessantemente il trend non credo sia finito non ci sono motivi né tecnici né tantomeno macroeconomici per determinare la fine di questo trend sta delineando un testa a spalla sì è possibile un testa a spalla io qui ce lo vedo tecnicamente graficamente lo potrebbe fare spalla 1 testa e spalla 2 per vedere però e soprattutto per poter tradare questo testa a spalla dobbiamo andare solo ad attendere il breakout dei 5,90 dollari se non break i 5,90 al ribasso a questo punto non si trada nessun testa a spalla ok sotto i 5,90 dollari di sicuro abbiamo target a 5,80 dollari ma mh, io preferirei attendere il breakout di questo minimo nel frattempo il trend prosegue e se non completa la sua configurazione di testa a spalla, inutile andare a cercare e, e fare il fantatrading, trading, dire, ma può fare la, una configurazione tale quando viene completata. Ok, cioè si deve completare questo testa a spalla e allora lo possiamo tradare, altrimenti andiamo di fantasia. Al momento può essere solo un ritracciamento e il mercato prosegue la sua spinta realzista. Recando i massimi uh, di nottata della sessione asiatica e andare a vedere gli 40, i 6,40 Ok, quindi andiamo a tradare quando una configurazione c'è ed, ed è confermata. Altrimenti, stiamo anticipando eccessivamente il mercato. Teniamolo d'occhio: ovviamente si può creare questa configurazione, ma um, se non si completa. Non la vado a tradare allora direi di essere veloci per poi andare sul comparto uh, valutario. Allora andiamo a vedere rapidamente cosa stanno facendo gli indici. E quindi andiamo a prendere SP e NASDAQ. Mm, siamo rimasti tutto sommato in laterale, ieri. cioè C'è stata una buona volatilità, questo è vero. Un po' di up and down l'abbiamo vissuto nella serata di ieri anche in attesa del FOMC, ma di fatto siamo agli stessi identici prezzi di ieri sera, uguale, preciso, identico, 4476 punti. In effetti, nulla di nuovo per il momento. Stiamo consolidando tutta questa fase di ribasso che abbiamo visto nei giorni precedenti. Quindi step by step su tutti i livelli tecnici il mercato è venuto giù, abbiamo testato ieri questi 4500 punti, un livello che vedevano praticamente tutti e quindi il test era inevitabile. Al momento stiamo iniziando a comprimere, stiamo iniziando a comprimere, io non mi eh, stupirei di vedere un'ampia fase di compressione, cioè proprio un triangolo, letteralmente un triangolo. Cioè andare a vedere un qualcosa del genere. Personalmente non mi sembrerebbe qualcosa di strano. Ok, di così anomalo. Uh, possiamo allungare e rivedere nuovamente i 4500 punti. Sì, ma restano livelli secondo me da vendere. Cioè, io resto al momento venditore, e quindi andrei a prendere ovviamente i prezzi migliori. e Quindi, 4500 se li va a fare, non è detto. E poi successivamente magari sopra le aree, eccoci qui, tutta questa fascia, che direi è ugualmente valida, 4520. Qui sotto comincerei a fare tentativi con degli stop che sono tutto sommato razionali in termini di rischio rendimento per vedere nuovi allunghi ribassisti. La struttura resta a massimi e minimi decrescenti nel tempo, io personalmente su queste aree provo. Ad andare un po' contraria e vedere che cosa accade se mi dà ancora qualche spinta ribassista, lo stesso vale per ovviamente per il Nasdaq. È inutile eh, ripetermi, ma i livelli sono praticamente i medesimi perché si va a lavorare, ovviamente, qui. I massimi i minimi del periodo precedente quindi diciamo che 14.730 eccola qua è la prima area se viene qui su nel mezzo non trado nulla ma se veniamo a testare 14.723 un tentativo di rimettermi sul trend lo faccio sarei più contento di vedere i 14.800 per due motivi punto primo è un numero tondo e quindi psicologicamente lavora diversamente in secondis la resistenza dinamica delle due medie 100-200, decisamente un'area molto più appetibile. Da qui avrei eh, migliore e soprattutto sarei molto più contento di tentare qualche allungo ribassista. Nel mezzo, ripeto, perché secondo me stiamo comprimendo. Ok, quindi potremmo non vederli mai questi livelli tecnici, stiamo secondo me comprimendo in questo laterale bacia triangolo. Se ovviamente brecchiamo i minimi, e beh, va da sé che è inutile aspettare dei ritracciamenti, non li avrò mai. A quel punto il mio lato resta quello corto, quindi continuo a vendere. Sul breakout dei minimi cerco degli allunghi, ma <coughs> o qui su o sotto i minimi. Nel mezzo, lo sapete, non vado a toccare nulla, E eh, quindi direi per essere più preciso, dai 14.400 punti in poi. Andrei eventualmente a cercare allunghi i bassisti nel mezzo, non tocco nulla. Allora eh, direi di passare al valutario perché così andiamo anche a completare un po' il, um, il quadro dei livelli tecnici da inserire e da monitorare. Allora, ovviamente, ieri forza di dollaro americano, l'abbiamo detto, abbiamo vissuto insieme praticamente, per cui decisamente forte il biglietto verde. Forza di biglietto verde ha visto ingressi di posizionamenti corti contrari da parte dei retail, ovviamente. Si va a vendere perché la maggioranza lavora sempre sul Reverting. Quindi il biglietto verde abbiamo visto. Dollar index spinge al rialzo. Il sentiment si sbilancia leggermente al 70%. Corti non siamo su percentuali importantissime, ma ovviamente da monitorare. Allora le major. Andiamo a vedere euro dollaro 82 lungo anche un buon eccesso sui prezzi di me medi di carico io ieri vi ho postato un po un file con gli asset da mettere in watch list per chi è nel gruppo telegram working forex può accedere facilmente a questo file per tutti coloro che sono poi in discord li facciamo, facciamo proprio il posizionamento allora direi che la ricerca del reverting perché mi rendo conto che euro-dollaro è venuto giù e anche tanto, siamo giunti su delle buone aree di minimo, sarebbe stato più bello vedere questo 1.08 e un quarto, 1.08 figura, sarebbe stato molto più interessante, questo è poco ma sicuro, avrebbe dato una base molto migliore perché avremmo toccato quelle famose aree target che una volta raggiunte il mercato poi inizia a stornare. Direi che il posizionamento dei trader al dettaglio sta lentamente lentamente vedendo un cambio un cambio di rotta con ingressi anche corposi di posizionamenti corti non, eh, non pochi i lotti che stanno entrando corti alla ricerca del trend motivo per cui io personalmente stamattina davo euro dollaro da monitorare come mi reverting per dei long allora, su questo, quindi cominciamo anche a compilare il file e a inserire qualche ordine in pending, quindi iniziamo a strutturare davvero anche l'inserimento degli ordini, così potete vedere un pochino qual è l'idea okay, che eh, ci muove sul posizionamento. Allora, andiamolo a prendere. Eccoci qui, allora, vi, voi adesso aspettate un attimo, vi do... Um, la schermata Allora secondo scuola switchai sul momento a non fa nulla faccio io poi Ovviamente, dopo magari switch, allora direi che il succo è posizionare okay, un livello di attivazione, quindi non inferiore ma superiore. Io direi di andarci a posizionare, quindi con l'attivazione eventuale dell'anti-grid e 45 cioè se viene toccato questo 109/45. e L'anti grid comincia a cercare il setup per delle posizioni lunghe. Ok, e magari giungere su delle aree target che possono essere 108 e 90. A 108 e 90 108 e 90. Magari lì cominciamo a chiedo no, scusa 109 e 90 ok 09 e 90. A quel punto lì, magari 1,0990, perfetto. A quel punto lì, magari smezziamo le nostre posizioni e portiamo lo stop in pari. Quindi, se andiamo a testare questo livello, l'antigravity andrà a cercare un setup realzista se si conferma e il trend parte. Quindi, continuano le vendite e euro-dollaro parte direzionale. A quel punto entrano le posizioni, altrimenti nisba. Allora, Australia. Di tutti gli asset delle major, non sto guardando dollaro yen che non mi piace. In grande laterale, anche le sterline, seppur in watch list, non le lavoro perché le vedo molto, molto più laterali a fronte dell'euro. Ok, sì, ok, sta andando a testare i massimi di giornata, ma siamo in un, in un grande laterale, cioè sta perdurando da tanti giorni. È proprio un mega range. Si va tra 1.32 e 1,30,50 e siamo qui up and down, up and down. Non c'è nessuna particolare direzionalità, non mi fa impazzire. Preferisco rimanerne fuori. Preferisco rimanere ne fuori quindi nulla sulle sterline. Vado a monitorare le oceaniche che invece hanno vissuto un'ottima fase di rialzo nella pri nel primo trimestre del 2022. E quindi adesso, con la forza del dollaro, ha stornato pesantemente, soprattutto Australia. Australia era andato a vedere addirittura 0,76 e 50 per poi venire giù. Guardate come sono eh, ritornati verso la parità, come si è neutralizzato il sentiment. Questo è davvero l'assurdo perché andare a comprare qui su non, non vedo che senso abbia. cioè Il punto è, mi sta bene. Che chi aveva posizione corta e ha sofferto per tutta la salita, ok. Sulla sui ribassi vada a prendere profitto e su questo ci siamo tutti. Ma entrare poi qui su in corsa a comprare, secondo me, ha ben poco senso. Ha ben poco senso allora. O si comprava lungo la salita, o si comprava quando è nato il primo breakout sopra il livello di massimo, ancora una volta. Ma comprare mentre il mercato sta scendendo. A mio parere, ha ben poco ben poco senso. Motivo per cui io prediligerei ancora l'idea, visto questo flusso di ordini long quindi ancora tanta voglia di comprare, prediligerei l'idea di andare a mettermi ancora contro questo sentiment e cercare posizionamenti a ribasso sotto i minimi di 0,74 e 3 quarti per cercare degli allunghi ulteriori ribassisti. Per cui su Australia, dollaro, anche qui per chi di voi lavora con l'antigrid andiamo a prendere il grafico, andiamo a posizionare ovviamente il nostro bravo piramide grid e diciamo che il livello di attivazione questa volta inferiore, quindi lo andiamo a far attivare solo e soltanto se, quindi non entro a mercato, ok? Né tantomeno faccio entrare ora l'antigrid, cioè io adesso gli dico se va a toccare il mercato 0,74 e tre quarti. A questo punto comincia a cercare il setup per vendere Australia dollaro. Quindi gli dico di andarmi a vendere le mie brave posizioni. E come livello target, per poter cominciare a portare a casa qualcosina, perché. Io ripeto, non va bene piramidare, ma mh, non amo che poi il mercato mi storna e io resto con un pugno di mosche in mano. Cerco sempre di ehm, portare a casa qualcosa, quindi 0.74 e 30 direi 0.74 e un quarto, va bene, come area per poter smezzare le mie posizioni, cioè 0,74 e un quarto e qui sotto se dovesse breccare a ribasso partono gli ordini pendenti va a vendere in automatico e ovviamente a 0,74 e un quarto porto a casa metà del profitto e porto gli stop in pari quindi mi neutralizzo come posizionamento non rischio più nulla e porto anche a casa qualcosina ok quindi direi che <coughs> questa è l'idea di massima Uh, riesce bene a uh, progredire ancora, interessante a mio parere anche: Dollar Canada. Uh, anche Dollar Canada. Adesso vengo alle domande. Dollar Canada, che come tutti i dollari, ovviamente ha visto spinta realzista. Siamo giunti sui massimi di 1,25,58. Stavamo vedendo bene come, qui sotto, si fosse creato un buon setup di miri reverting. Perché, nonostante il profondo spike che poi riassorbito, l'abbiamo scritto anche nel gruppo. Telegram, il mercato ha cominciato a ritracciare e si vede come le posizioni stiano invertendo, cioè il lato lungo chiude rapidamente le loro posizioni, quindi svanisce quel sentiment di mi reverting long già ai primi cenni di rialzo e cominciano anche a vendere cioè i lotti corti guardate come aumentano su tutta la spinta rialzista stanno vendendo siamo giunti a 2151 lotti quindi io continuo a lavorare invece contrario mentre tutti hanno comprato sulla discesa e adesso che il mercato storna già chiudono e scappano andandosi a mettere già corti io faccio esattamente il contrario cioè ho atteso tutto il movimento di basso perché non ero in posizione corta, non l'ho lavorato, adesso che il mercato sembra voler respirare, comincio a um, lavorare potenzialmente ulteriori allunghi rialzisti, quindi a questo punto cosa faccio? Anche dollaro Canada entra di merito tra i, eh, gli asset che andiamo a lavorare, sempre con il Pyramid Grid, quindi non vado a posizionarmi direttamente sul mercato. E diciamo che il mio livello di attivazione, cioè laddove voglio iniziare a cercare spunti, eh, realzisti, quindi un setup realzista, comincia ad essere direi il breakout del massimo. Mi deve andare a toccare 1,25 68. Diciamo che anche 1,25. E uh, 60 è più che sufficiente. Non lo metto a 1,25 tre quarti. Va bene anche 1,25 tre quarti. Cioè, in genere, preferisco i quarti di punto. Lo sapete? Quindi, diciamo 1,25 tre quarti è preferibile da mettere come. Area di attivazione, da quel punto in poi vado a lavorare eventuali posizioni long. E la mia area target, quindi laddove vado, come sempre, a smezzare le posizioni e a trarre prendere profitto, seppur parziale, direi che l'area che ho segnato lì di 1,26 e un quarto è ottima. 1.26 e un quarto gli diciamo di smezzare le posizioni e proteggerci allora nulla più per le major non vado a lavorare anche in new zealand per non prendere poi troppe posizioni pro dollaro nel caso in cui dovesse partire il mood pro dollaro se non partono questi movimenti il mio ehm, il mio portafoglio resta pulito neutro perché non viene colpito nulla di questi ordini quindi eh, ovviamente tendo sempre a proteggere questo lo sapete quindi nulla più sulle major direi che per quanto riguarda i cross tanti gli asset da monitorare adesso li vediamo insieme voglio leggere rapidamente qualche domanda a chi le vende le obbligazioni se tutti vendono e beh allora non è che tutti tutti vendono Lorenzo ci sono ovviamente c'è chi compra una buona parte del debito americano ad esempio è detenuto dalla Cina voglio dire ci sono grandi investitori parlo di stati voglio dire qui parlo di governi praticamente Vanno a comprare debito americano perché ha comunque delle garanzie, delle, ehm, delle fondamenta solide di non poco conto. E quindi si tende a mettere in tasca poi anche per degli accordi, delle partnership commerciali, debito americano. E quindi la Cina è uno dei grandi detentori del debito: quindi si vende, qualcuno comprerà ovviamente perché c'è poi anche la famosa idea, beh, io compro qui perché prima o poi risale o prima o poi storna. Allora, c'è anche dei fondamenti, ok? Ha anche dei fondamenti. Se vogliamo dirla tutta, comprare obbligazionario, per chi la vede nel breve termine, non ha alcun senso. Ma se guardiamo sul lungo termine, ha grande senso. L'inversione della curva dei rendimenti. Allora, mh, ritaglio un minuto per questa roba perché è importante qui in macroeconomia, ma, ma anche pratica di trading. Perché lo sapete, potete andare a prendere un future sul due anni, cinque anni, dieci anni e li andate a, a negoziare. Allora, se oggi l'aspettativa è di vedere tassi, quindi rendimenti del due anni maggiore di quello del decennale, ad esempio, o del trentennale, cosa vuol dire? Vuol dire che i prezzi sono in caduta libera nel breve, ma tutto sommato stazionari sul lungo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che i grandi investitori che mantengono debito americano da qui a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni, si aspettano che da qui a 30 anni il contesto macroeconomico generale sia diverso. È chiaro, questa fase inasprimento delle politiche queste difficoltà eccetera eccetera vengano superate e quindi anche l'inflazione la curva dell'inflazione tende nuovamente a calare nell'arco di 30 anni quindi se io oggi mi compro un trentennale lo pago all'atto pratico poco perché i prezzi stanno tutti in calo e i rendimenti in salita ma l'orizzonte temporale più lungo è tutto sommato sempre più stabile a fronte dei due anni che ora sta vivendo la fase di profondo ribasso nei prezzi e rialzo nei rendimenti. Allora, sul due anni sono d'accordo che chi lo va a comprare comprarebbe ben pochi, perché le scadenze più brevi sono quelle che danno maggiore rischio ovviamente dato il contesto macroeconomico la possibilità di recessione eccetera eccetera ma un trentennale ha mantenuto tutto sommato abbastanza stabili i suoi rendimenti per cui una prospettiva di più lungo termine tutela ancora ampiamente gli investitori quindi sono d'accordo che gli asset di breve scadenza potrebbero vedere ulteriori affondi nei prezzi e rialzi nei rendimenti ma ci sta, dato anche il livello inflattivo che c'è ad oggi, voglio dire, un alto livello inflattivo, mentre lunghe, le lunghe scadenze vedono potenzialmente una ricongiunzione sia dei rendimenti obbligazionari che dell'inflazione. Cioè l'inflazione calerà un po' nell'arco di 30 anni, ovviamente, mentre i rendimenti più o meno stabili tenderanno a riallinearsi. Quindi quel rendimento del 2-2,5% mi copre ampiamente l'inflazione sull'arco di 30 anni, però è chiaro, devo essere un investitore trentennale, ok? Quindi il discorso è diverso, dipende da che tipo di investitore siamo. Uh, analisi lotte e l'abbiamo fatto, un reverting, Sì. io ho impostato anche l'anti-grid buongiorno Alberto, io ieri ho comprato euro e sterlina contro versus currency che significa versus currency? Uh, posso chiedere che ne pensi su un time frame in H4, io sto aspettando un ritracciamento per vedere se è un consolidamento, allora euro e sterlina o euro sterlina? Allora, euro, dollaro, ok. Per me può anche risalire, ma io non lavoro sullo storno in questa fase. Cioè, euro, dollaro, un po' come abbiamo visto per il comparto. Um... Equity, cioè sta consolidando qui sotto. Oggi c'è le minute della BCE, potrebbe rimanere anche qui e non sfondare mai al rialzo, o addirittura breccare i minimi. Allora, io non lavoro su questo eccesso. Io non faccio un trading del tipo è sceso tanto, quindi inizio a comprare. No, 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 non, non è questo il mio approccio. Che l'approccio che fanno tutti e che porta sempre alla, a soffrire sul mercato aspetti lì che storna so, e poi non storna mai o storna dopo settimane a me non piace questo approccio sto cambiando il mio modus operandi profondamente quindi vado a lavorare ok c'è l'idea di un mirror reverting mi piace l'idea di potenziali storni realzisti per un rientro all'interno di questi prezzi medi long e short mi piace ma Entro solo se brecca i massimi, cioè se brecca 1.09.44 a quel punto mi proietto nell'ottica di allunghi ri i rialzisti, perché di strada poi ne ha tanta e anche se lascio sul terreno una trentina di pips non mi frega nulla, perché non vado a guardare i pips che lascio sul terreno, vado a guardare i pips che non ho perso. Se entravo stamattina adesso ero già in drawdown, quindi io non guardo quello che non ho guadagnato, guardo quello che non ho perso, ok? Allora, se invece ci riferiamo, e qui quindi entriamo anche nel mondo del, dei cross, a euro sterlina, allora anche euro sterlina non mi dispiace, è tra gli asset che avevo messo in watchlist, uh, è interessante perché c'è un buon eccesso, un ottimo eccesso, molto molto sbilanciato, il 91% uh, è lungo, ma al momento mi sembra che faccia più fatica. A Fronte delle major vedete non c'è ancora quello scarico di posizioni lungo, cioè i lotti lunghi rimangono sostenuti, quindi vuol dire che probabilmente su nuovi affondi ribassisti, ok, euro sterlina potrebbe vedere ancora ulteriori ingressi lunghi da parte della maggioranza di retail, motivo per cui non lo vado a tradare. Se brecca il massimo va bene, potrebbe allungare, ma al momento mi sembra esattamente il contrario. Cioè sta breccando i minimi e viene giù. Le sterline stanno evidentemente tirando al rialzo la testa. Euro sta mollando qualcosina. Non vado a lavorarmi anche euro. Sterlina, ok. Almeno non con dei posizionamenti, ok. Ma ah, volevo dire commodity currency Ok, stai lavorando i cross. Ok, sì. contro Australia, New Zealand, Canada. Oggi mi viene e, e non mi viene oggi il tema. Ah, ok, no, tranquillo. Ok. No, 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 è tutto a posto. Ok, ok. Sì, sì, i, i cross. Allora andiamoli a vedere perché anche questi non mi dispiacciono. Euro Australia, ottimo. Anche qui io vado a prendere posizione. Sono buoni, eh, li ho inseriti anche loro sia nella watch list ma li passo di diritto. Nell'operatività, quindi ad esempio abbiamo euro Australia, ottimo perché ottimo? Perché sul... c'è stato un ampio trend ribassista direzionale con più e più uh, onde ribassiste. Ora, sui primi storni che abbiamo visto ieri, con la caduta di Australia, più che altro perché euro continua a rimanere là tutto sommato debole, mi sembra che. Abbia avuto una buona spinta direzionale al rialzo, tanto da generare questo bell'interesse contrarian da parte di retail, cioè la maggioranza sta vendendo questa spinta rialzista. Allora, Euro Australia, pertanto, non mi dispiace, non mi dispiace affatto, e anche qui vado a posizionare, ok, sempre con anti grid quindi con piramid grid, non entro mai a mercato. Quindi un ordine, eh, un livello di attivazione che è il massimo, eh, visto stanotte 1.46.03, mi pare buono, l'ho già segnato diciamo anche 1.46 figura va bene come livello di attivazione per degli ingressi long, quindi delle posizioni buy, mi sembrano ottime. Il livello target, ovviamente, sempre non perché è l'ultimo livello da raggiungere, potrei mantenere la piramidazione, ma sempre perché cerco di lavorarle a mano a mano che il mercato cammina. Quindi 1.47 e 60, direi. È ottimo per smezzare le, uh, le posizioni, eventualmente il mercato dovesse proseguire nella sua direzionalità. Um, quindi, Euro Australia, buono, sì, direi ottimo. Mi piace anche Euro Canada, le avevo già uh, selezionate stamattina. Vediamo se davvero dopo questi storni il mercato riprende a camminare. Mi rendo conto che molti potrebbero dire: Ma perché non entri ora? Cioè, se credi in un allungo realzista, perché non lo compri qui sotto? Ti darebbe un, un, più spazio, quindi prendi più pip. Um, non lo faccio, non lo faccio, perché non lo faccio? Perché il mercato è tutto sommato ancora per lo più long. Cioè il 70% è ancora lungo il trend, è ancora quello di fondo. Il mercato sta ancora venendo giù. Cioè, non è che io sto cavalcando un trend delineato e vado a cogliere uno storno. Io sto cercando un mirting, cioè io sto cercando proprio un'inversione di un, un trend che si stia fermando un treno a tutta velocità. Quella è l'idea. E non posso permettermi il lusso. Di essere travolto dal treno è chiaro? Quindi, cosa faccio? Preferisco lasciare sul terreno un po' di pippe, ripeto, ma entrare solo se davvero c'è spinta e forza del mercato. In questo caso, realzista. Quindi, ad esempio, Euro-Canada. Per venire a quello che diceva Alberto. Uh, mi piace, è un asset che avevo messo in watch list stamane e lo passo quindi di diritto anche lui negli asset che vengono lavorati. Anche qui, sempre con il pyramid grid. Quindi, non lo vado a lavorare direttamente. Il livello di attivazione lo vado a posizionare sopra il massimo della notte. Solo se vengo colpito lì su allora entro, al, cioè, entro. comincia a posizionare i miei pending, altrimenti nulla. Quindi 1 37, Ora vi faccio switch la piattaforma in qualche modo e vi faccio vedere <coughs> tutti gli ordini che ho messo. Quindi direi 1:27 e un quarto come livello di attivazione per delle buy. Vado a posizionare le mie buy sul mercato e gli do come livello target superiore. Ok, su un livello target superiore direi che possiamo andare alla ricerca di 1,37,3 quarti. Possiamo a posizionare e adesso vi mostro tutto. Il eh, signor Timore, l'analisi la facciamo su. Direi 1,37,3 quarti e eh, qui sotto. Ok, qui su queste prime aree di swing direi che porto a casa qualcosina e poi, <coughs> e poi eh, ne parliamo. Allora, abbiamo visto um, Euro-Australia, Euro-Canada o anche uh, Sterlina-Canada e Sterlina-Australia. Sterlina-Australia anche mi piace tanto, era in watch list, eccolo qui, passiamolo, vediamolo, vorrei... Ok, sta già camminando, addirittura io qui non metto neanche il livello di attivazione, entro già attivando già l'anti-grid, quindi al primo swing... Mi, mi posizionerà eh, gli ordini pendenti, allora, sterlina, eh, dove sterlina Australia. Adesso vi faccio vedere tutti gli ordini che ho messo così vi rendete conto che lo facciamo insieme, allora, ovviamente il numero di posizioni è soggettivo con il rischio che ovviamente è soggettivo. E vado a dire già che mi deve andare a cercare 4 by quindi vado a c'è la ricerca di allunghi realzisti per cogliere questo 75 1 75 3 quarti quindi ad 1 uno, 1 ad uno, 1 75 75 3 quarti ok a questo livello che è molto molto vicino oramai potrebbe anche non attivare se neanche vedi ne entra perché adesso cosa accade come funziona il Pyramid grid cioè, non entra ora qui subito, ma alla prima candela che storna e quindi fa un primo movimento ribassista sopra questo massimo. Mi va a posizionare in automatico un pending in by stop e poi via. Se cammina ancora continua, ovviamente l'ingresso in piramidazione. Quindi ne mette più di uno gestendo in automatico gli stop andando a posizionare lo stop sotto il minimo e via via, portandolo in pari. Va davvero tutto da solo, quindi poi una volta dato l'input lavora alla grandissima. Quindi Sterlina Australia mi piace tanto, ehm... allora anche Sterlina Canada, e Sterlina Canada ci dà un po' di tempo in più. Allora Sterlina Canada, andiamola a prendere anche Sterlina Canada, è a mio parere ottimo, perché ottimo? Perché stiamo consolidando bene su queste aree di minimo, e anche qui vedete come comincia a fare il capolino da 182 lot, Corti siamo passati quasi al doppio 327, cioè la spinta realzista viene abbondantemente venduta da parte dei reti. Vedete anche le posizioni come stanno convergendo il lato lungo e il lato corto. Quindi io qui tento dei miei reverting un po', ehm, un po' ovviamente più rischiosi, va da sé, non è come entrare sul trend, ma potrebbe dare qualche soddisfazione. Anche qui il livello di attivazione ovviamente è questo massimo: che se non viene colpito, non lo vado praticamente a lavorare. Quindi direi che vado a prendere posizione, quindi vado ad attivare l'antigrid. Solo a 1.64 e 60 va bene, è più che sufficiente come livello di attivazione per fargli entrare delle buy, quindi gli do 4 by, come al mio solito perché ho un money management strutturato in un certo modo, e il livello target ovviamente direi che questo 1.65 e 3 quarti va più che bene, allora, 1.65 e 3 quarti direi che è ottimo per smezzare eventualmente le posizioni. Quindi anche Sterlina Canada, abbiamo detto, andiamola ad inserire, GBP CAD, abbiamo messo un livello di attivazione a 1,64 e 60, che compilo un Excel che poi do a chi è nel gruppo Telegram. Per essere nel gruppo di Discord, chiedo scusa, basta avere un conto Real con Tickmill, allora direi livello target 1,65, tre quarti è più che sufficiente. Ok, anche Euro Canada l'abbiamo inserito come livello di attivazione e area target, poi vediamo ovviamente, sono ordini che hanno valenza solo fino a stasera, dopodiché domani rifacciamo il tutto. Quindi anche Euro Canada via, sterlina Canada l'abbiamo fatto. Allora, interessanti anche i cross con lo yen. Guardavo già ieri sera in watchlist Australia Yen e Canada Yen, molto molto belli entrambi, decisamente molto interessanti. Uh, fanno fatica a mollare, devo dire la verità, fanno fatica per la ricerca di un mi reverting. Stiamo costruendo un ottimo triangolo qui di compressione, ok? Eccolo qui, mm, si vede abbastanza chiaramente, siamo qui proprio nel mezzo del triangolo, proprio a livello medio. Di spazio ne abbiamo ancora indubbiamente per salire, questo è fuori discussione. Tentare un mean reverting, non vedo condizioni, cioè, cioè ci sono gli eccessi, questo è ovvio, cioè siamo oltre i prezzi medi di carico, il sentiment è tutto sbilanciato, ma non c'è un'inversione di sentiment, per cui Canada Yen lo lascio di diritto nella watchlist ma non entra nell'operatività, ok? Non entra nell'operatività, quindi non posiziono nulla. Um, per quanto riguarda Australia Yen, c'è il discorso di Australia. Australia è molto bello da vendere, ha fatto dei bei movimenti ieri sera e a differenza di Canada Yen, qui qualche posizionamento lungo in più c'è, cioè, cioè si comincia a vedere il setup okay, che dobbiamo ricercare per il mi reverting. Cioè, alla fine del sentiment corto, quindi contraria alla uh, spinta realzista, ok, c'è tutto stanno lentamente chiudendo le posizioni lunghe e anche i lotti e stanno iniziando a comprare. Quindi mi piace di più, tanto di più uh, Australia Yen a fronte di Canada Yen. Anche qui direi che attivarci sotto i minimi a 92.40 può essere un'idea per andare a prendere proprio 90, qui di spazio ce n'è tanto, 90 e 90 quindi direi che entra a maggiore diritto Australia Yen nell'operatività rispetto a Canada Yen che è ancora indietro e rimane invece solamente in watch list. Quindi andiamo a prendere il nostro bravo Pyramid Grid. Ok, gli diamo come livello di attivazione inferiore questa volta perché andiamo alla ricerca di posizionamenti corti. Allora gli diciamo di attivarsi solamente a 92 e 40, ok? Cerchiamo di essere un po' laschi come area ovviamente, sempre per cercare dei posizionamenti short, quindi andare poi a posizionare degli short e come area target ovviamente abbiamo detto che è ottimo questo minimo sarebbe davvero un grande risultato vediamo se riesce a raggiungere questo 94 e eh, 85 90 e 85 90 e 85 per smezzare le mie posizioni ok null'altro credo che tutto il resto lo lasciamo uh, ovviamente cancelliamo ok perfetto e siamo direi completi abbiamo visto un po tutti gli asset rimane solamente abbiamo detto audi yen e abbiamo dato come livello di attivazione questo 92 40 per delle sell ok come sempre il mio money management è uguale e il livello target 90 e 80 ok perfetto allora, leggiamo qualche domanda, se abbiamo qualche asset più specifico che volete monitorare insieme, ovviamente per me è un piacere e poi vi faccio vedere solo i vari posizionamenti che abbiamo inserito, così potete uh, prenderne visione anche voi, okay? almeno vedete poi nel corso della giornata chi è nel gruppo. Uh, Telegram, quantomeno lì voglio dire, magari qualche aggiornamento spot di quando in quando lo do. Uh, ok, allora, grande Alberto ha scritto una Allora, io sono entrato sul breakout di 1,44 più o meno. Ok, 1,44 1,44 euro Australia. Ok, ottimo. Qui sotto sul breakout è perfetto. Ok. Io in genere, il punto qual è? Perché smezzo le posizioni e metto lo stop in pari? Perché poi quando fa questi storni, mi viene a riprendere magari il mio prezzo e il resto con un pugno di mosca in mano. Questo psicologicamente mi dà molto fastidio. Quindi ognuno di noi deve conoscersi in primis, ok? Dobbiamo essere coscienti in primis del nostro essere trader. E questa è la vera chiave, naturalmente. E quindi sapere se riusciamo o meno a gestire anche l'idea il mercato storni, quindi venga giù praticamente e ci venga a buttare fuori dal, dalla nostra idea perché poi magari ritorna, prende lo stop e riparte. Io odio quando avviene questo e resto proprio senza nulla. Preferisco smezzare quindi portare a casa a metà e poi se prosegue, prosegui, Incrementerò eventualmente le posizioni o deciderò. Poi strada facendo. Ma rimanere mh, fermo poi mi dà noia. Sono tutti impostati abbastanza bene. Questi. Cross. Sì, ci sono molte occasioni sui cross, decisamente tante. Uh, ne abbiamo settati parecchi, in tutta onestà, ne abbiamo settati parecchi. Quindi direi che abbiamo messo davvero tanta 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 carne al fuoco. Um, anche io sto operando in questo modo. Dopo gli short chiusi 13 giorni fa, sono in attesa. ottimo, bravo, Alberto leggermente più lento a partire sì è vero anche New Zealand sì, sì sono molto più lenti al momento il focus è su Australia indubbio questo cioè si vede proprio dai eh, basket voglio dire chiaro lo sbilanciamento e la dinamicità che sta avendo Australia non lo sta avendo decisamente New Zealand molto molto più lento va bene solo se si lavora di brevissimo tipo come abbiamo fatto ieri con il FOMC allora si adottano strategie di scalping Edging, quant'altro, il discorso cambia, triangolazioni, robe, insomma, è tutto un altro fare. Ma per dei posizionamenti che noi adesso, una volta piazzati gli ordini, possiamo alzare e andare a, fare, a prendere il caffè, voglio dire, dobbiamo avere strategie diverse L'unica um, cosa che non sto trattando sono gli yen per via degli eccessi, mi fanno un po' paura. Sincero. allora Lo yen può ancora camminare, eh? ok? Quindi dobbiamo metterlo in cantiere. Lo yen potrebbe non aver finito la sua fase di ribasso, proprio come yen parlo, quindi um, non i cross che ovviamente vedono lo yen al denominatore, quindi spinte realizziste. Potrebbero tornare a rialzo tutti i cross con lo yen, indubbiamente, ma qualche tentativo se abbiamo un setup valido, beh va fatto. Proprio perché usiamo tanti filtri di protezione prima di entrare sul mercato, se poi non tentiamo nemmeno quando abbiamo un chiaro setup, beh allora non tradiamo più praticamente. Quindi se prendiamo lo stop, amen, prenderemo lo stop poi. Allora, per il canale Discord in genere è un canale dedicato a tutti i perché un canale dedicato a tutti i clienti Real Tick con un conto da 1000 euro perché queste condizioni essere cliente Real Tickmill con un conto da 1000€, quindi una cifra minima ti consente, ci consente di avere gratuitamente tutti, tutti, tutti i tool, praticamente tutti i tool sono gratuiti a costo zero, non dovete cacciare neanche un euro. I soldi restano sul vostro conto, e quindi li potete tradare liberamente. Ed ovviamente eh, tradiamo utilizzando queste strategie. Utilizzando queste strategie, utilizzando tutti i tool che vengono poi offerti gratuitamente da Tickmill se li vado a postare in un canale aperto a tutti gli altri non hanno questi tool e quindi magari non riescono a seguire nemmeno l'operatività o le idee diciamo di operatività perché poi seguire l'operatività è un parolone condividere le idee di operatività ok quindi è questo il motivo per cui um manteniamo questa view allora in ogni caso basta mandare una mail o a me o a Salvatore Laberola o a Giuseppe Cericola in ogni caso il conto lo aprite facilmente seguendo il, il, il sito internet di Tickmill, allora voglio fare con voi una carrellata veloce sulle posizioni che abbiamo inserito, ecco qui allora ecco qua, queste le posizioni che abbiamo messo al momento questo bel euro dollaro solo se colpisce la nostra area di attivazione eccola qui la linea verde livello attivazione superiore allora gli darà il via per posizionamenti di quattro posizioni long per colpire in premissa almeno quest'area target poi se continua a salire continuerà staremo a vedere io poi sono ovviamente in postazione Australia se brecca questi minimi priorità sell 4 posizioni corte con un rischio di 0.20 quindi so, sono sempre molto molto prudente anche se sono tante le posizioni per colpire queste aree qui sotto che abbiamo appena visto lo stesso vale per dollaro canada quindi ancora un livello di attivazione 1.25 e tre quarti by 4 posizioni per smezzare a 1.26 e 25 al momento io in pratica non ho nessuna posizione aperta, vedete? Vedete qui sotto? Non ho posizioni, ora mi sposto, scusate. Oh no, ecco, mi sposto. Okay, vedete? Il, il conto è fermo, è pulito, non ha nulla. Quindi se non parte il mercato e non colpisce questi livelli, l'expert non entra. Okay? Quindi non, non lavoro nulla all'atto pratico. Lo stesso vale per Euro Australia, i livelli che abbiamo detto, quattro posizioni idem. Euro Canada, stessa cosa, se viene giù adesso perché ho sbagliato nell'idea di cercare degli allunghi, semplicemente io non entro sul mercato, quindi sono protetto dall'idea di entrare e poi prendere gli stop, quindi semplicemente non, non entro proprio sul mercato, ok. Lo stesso vale per sterlina Australia. Ho già messo la ricerca del setup qui non ho il livello di attivazione vedete perché già adesso se chiude qui sotto mi fa un primo swing e mi va a posizionare delle buy stop qui sopra il massimo precedente. Quindi poi ovviamente lo andiamo a vedere insieme sterlina canada o un livello di attivazione australia yeah. livello di attivazione sotto il minimo e vediamo poi che cosa succede nell'arco della giornata null'altro praticamente da aggiungere al momento le mie posizioni okay. abbiamo visto tutto. Allora, è eh, nell'MT4 di TICMIL? No, no, mandate una mail. Allora, Alberto, se basta, mandare una mail. Ripeto, o a me, ehm, o a Salvatore labriola o... Salvatore Labriola è l'ex. il, il Deus. Ehi, de, hey, il Dex. Ehi, hey, buonanotte. <ride> il Deus ex macchina che ha creato questo expert. Ok, in collaborazione con Giuseppe Cerico. Ed è messo a disposizione per tutti i clienti tic mill come ho detto. Quindi mandate una mail o a me, e poi vi do tutte le indicazioni, link, eccetera, eccetera. Vi metto la mia mail qua mi metto la mia mail in chat qui su tele, su uh, youtube Ok, quindi basta che mi mandate due righe di mail ok salvo come faccio Dammi qualche riferimento vi guido o vi dopo i riferimenti di help desk oh, sì. no è un help desk solo italiano questo è un servizio che offre solo tic Mill italy ok non è non sono tool che trovate per tutti i clienti Tickmill, quelli ufficiali come ad esempio Acuity o diversi tool che utilizzo poi anche io, sono quelli, ad esempio, faccio un esempio banale, um, andiamo a prendere la piattaforma, ad esempio. Mm -hmm. Ad esempio questo qui con i massimi e minimi orario di giornata IA yeah, e LO, questi sono un pacchetto software offerto da Tickmill. Ok? Lo trovate sul sito di Tickmill nella vostra sezione personale, ok? Potete scaricare un sacco di altri tool, ok? Ne sono tantissimi e quelli li possono avere tutti. Qui è un discorso esclusivamente per Tickmill Italy, perché solo noi abbiamo Salvatore Labriola. Va bene, signori, direi che per quest'oggi è tutto. Cercherò di programmare una live eh, per quanto riguarda eh, l'appuntamento con la BCE di questa sera. Di questo pomeriggio, chiedo scusa con le minute 13:45. Vedo se riusciamo a farla. Qui su YouTube o se dovrò in qualche modo oppela, o se dovrò in qualche modo eh, magari la organizzo su Telegram. Vediamo un pochino che vorrei fare un qualcosa di più veloce, visto che è un appuntamento di una mezz'oretta in realtà. Quindi vorrei fare un qualcosa di più veloce. Ok. Allora io vi ringrazio come sempre di avermi seguito, se vi piacciono queste live, queste analisi, avete trovato utile tutto ciò, vi ringrazio se mettete un like ovviamente al video, vi potete iscrivere al canale ufficiale di Tickmill Italy, attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati con tutte le live, gli speciali e gli educational, tanti 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 contenuti. Io vi ringrazio come sempre, vi auguro buon trading a tutti.